Ciao ragazzi, sono sempre io, Lupo. Andiamo a vederci un altro bel tutorial, questa volta un po' più interessante. Guarderemo dentro il viewer la finestrella motion, molto importante, la useremo tantissimo nei nostri montaggi. Allora, intanto bisogna sempre essere sicuri di lavorare su quello che vogliamo modificare, quindi io dico clicchiamo sempre 2 volte in più, così almeno siamo sicuri di lavorare veramente effettivamente su il pezzo di clip che siamo interessati. Quindi timeline oppure browser, clicchiamo 2 volte e carichiamo di conseguenza il nostro pezzettino, la nostra selezione di video dentro al view. Ok, come potete già vedere abbiamo dei diversi sottomenu: Basic Motion, Crop, Distort, Opacity, Drop Shadow, Motion Blur, Time Remap. Ok, Basic Motion, molto semplicemente abbiamo la scala, quindi possiamo ingrandire, come vedete alla mia destra, e rimpicciolire la nostra il nostro video. Abbiamo la rotazione 360, 720, eccetera eccetera. Ok, il centro, vedete il diventato rosso qua, il nostro centro proprio sulla pallina quindi possiamo modificarlo. Ok, e possiamo modificare l'anchor point, che è praticamente il punto di ancoraggio quando gli diamo una rotazione. Ok, come si fa a fare i movimenti? Molto semplicemente si ragiona con dei keyframe, quindi ragioniamo sempre anche il nostro punto di start e il nostro punto di fine. Quindi, allora, io voglio che come video questo è il mio punto finale, quindi il video mi sta bene a 100, gli batto il keyframe, la rotazione gli batto il keyframe e il centro gli batto il keyframe. Quindi andrò all'inizio della mia traccia. Ok. Un po' meno, se non sono troppi secondi. Ok, qua posso battere o battere il keyframe o se no modificare direttamente e si creerà, come potete vedere, il nostro keyframe. Ok, intanto in real time si è modificata anche la finestrella. Finestrella io la porterei addirittura a 0. Ok, questa finestrella io la farei entrare da fuori, quindi zoom indietro un attimo. Ok, quindi il centro glielo do qua. Vedete che si è creata anche la linea con i punti che seguirà il nostro centro. E gli dico di farmi un bel 720 gradi. Ok, vi faccio vedere che quando andremo in play, vediamo se così riesco. Richiede il render, glielo diamo con Alt R, writing video. Mamma mia, quanto ci mette? 9 minuti. Abbiamo renderizzato. Bene, ho tagliato perché perdere 3-4 minuti di render era un pochettino insopportabile. Bene, andiamo a vedere il nostro. Eccolo che arriva con un bel 360 e intanto si ingrandisce fino al punto desiderato. Ok. Questo è quanto riguarda il Basic Motion. Il crop è molto
anche questo si userà tanto nei nostri montaggi, si può fare col tasto veloce C, crop, oppure questo tastino che c'è qua, crop, tools, ok. Possiamo andarlo a modificare direttamente dalla nostra nostro pezzo. Si va qua, vedete che dove c'è il crop si compare l'icona e qua si può spostare il nostro crop qua sopra, e sotto questo abbiamo croppato leggermente, vedete che si sono modificati anche i valori qua, left, right, top, bottom. L'edge feather è praticamente una dissolvenza sul, vedete, sul nostro crop. Bene, allora tolgo via l'edge che ci dà fastidio, andiamo a vedere il distort. Il distort qua è leggermente più difficile perché è numerico, quindi molto complesso. Io tendenzialmente uso, come anche il crop, lo uso direttamente da qua. Si fa il tasto D di distort, oppure nello stesso punto dove c'era il crop c'è il distort tools. Se tengo premuto, vedete, crop e distort. Ok, adesso l'ho selezionato, andiamo sul cosa succede qua? Ah, scusate, vado sul nell'angolo del mio video e gli posso modificare lo posso distorcere, farlo entrare dentro alcune finestre, eccetera eccetera, detto anche il classico DVE per quelli un po' più esperti che capiscono un po' di più di televisione. E cosa dire del distort? Del distort molto importante c'è l'aspect ratio, questo qua. Se si ha un filmato in 16 noni e quindi di conseguenza su un 4 terzi si vede allungato, quindi anamorfico, qua andremo a mettere meno 21 e il nostro filmato sarà bandato. Adesso qua lo vedete male, anche perché questo qua togliamo via il crop, meno 21, vedete, adesso lo schiaccia perché ovviamente questo è un 4 terzi, però in automatico se lo ridimensiona. Opacità, l'opacity, classica opacità, adesso va a nero perché sotto c'è il nero. Drop shadow, ok, devo rimpicciolirlo un pelo, gli mettiamo sotto un colore così almeno si riesce a vedere l'ombra. Color solid, ok, faccio un movimento, ok, la abilito, bisogna abilitarla qua, drop shadow, ok, eccola lì. Offset, quindi la distanza, softness per renderla un po' più sfocata, e l'opacità dell'ombra. Si può scegliere anche il colore, si può mettere l'angolo, possiamo mettere anche rossa, ok. E questo è il drop shadow. Il motion blur, anche questo bisogna attivarlo, e praticamente da
questo effetto. Porca però, se richiede il render. Ok, motion blur dà un effetto di ritardo all'immagine, come fosse un eco. E poi c'è il time remap. Il time remap serve come modificare la speed, variabile speed, constant speed. Questo lo vedremo poi da parte, perché è un po' complesso e perderemo un po' di tempo soltanto per questo. Mi pare di aver detto praticamente tutto. Ricordo sempre, per qualsiasi cosa mandatemi un'email e vi risponderò molto volentieri.